innanzitutto grazie a tutti, ma grazie soprattutto all'AMA, grazie al Presidente Benvenuto, benvenuti, grazie alla missione delegato Cappello, perché questo in qualche modo è il battesimo del fuoco di questo nuovo duo al vertice dell'AMA. E guardate che il passaggio è di grande importanza, perché noi con questi due municipi aggiungiamo 245.000 cittadini al computo delle persone raggiunte dalla differenziata, quindi arriviamo a 665.000 persone. In termini quantitativi si tratta di passare dal 24,3%, qual era la situazione consolidata, a una cifra superiore al 27%. Dovrebbe essere un aumento del 3%, ma diciamo sicuramente supereremo il 27%. Ora, se si ricorda che nel 2008, quando abbiamo cominciato ad amministrare, eravamo al 17% di raccolta differenziata, noi in meno di 4 anni abbiamo fatto un salto di 10%, e quindi questa è la dimostrazione dello sforzo che Roma Capitale sta facendo sulla raccolta differenziata. Questo è estremamente importante, insieme al trattamento meccanico biologico, per cancellare progressivamente la vergogna, perché così bisogna chiamarla, del conferimento in discarica di rifiuto perquale. Questo è il nostro obiettivo, e quindi c'è uno sforzo che è tanto più importante, perché questo siamo in un momento, diciamo, di passaggio, di chiusura di Malagrotta. È molto importante per dire a tutti i cittadini, sia quello dei siti transitori di cui si parla oggi, sia dei nuovi impianti che dovranno entrare in funzione fra 36 mesi, che non è che si tratta di aprire una nuova Malagrotta. And for San Francisco, the basis of our zero waste strategy is to separate materials. That is, with the idea that if we can collect materials separate, we preserve their value for higher and better use, requiring less processing, easier to market. So we seek to source separate as much as we can, and we will continue to expand that as far as we can go. È alla base proprio questa idea del recupero di ciò che ha valore, chiaramente della raccolta differenziata. Bisogna separare i rifiuti per evitare quelli che hanno valore e fare in modo che tutti i vari passi che possono portare al recupero di questi materiali diventino sempre minori, ed è questo proprio alla base della strategia che abbiamo a San Francisco.